Buon gioco a tutti ragazzi, oggi proviamo un giochino, che chiamarlo giochino è abbastanza riduttivo perché è un gioco a tutto tondo, un minimalista, abbastanza minimalista, a detta degli autori, che si chiama Bad North, Jotun Edition. Jotun erano nella mitologia nordica dei giganti. Mi sa che o li dobbiamo ancora incontrare oppure forse sono questi, ma questi qui. Si tratta di un gioco di strategia e tattica in tempo reale. Questo è l'inizio, partiamo da quest'isola. Come vedete ho voluto iniziare in media res e non ab ovo dall'inizio perché è così che ci piace, no? I tutorial non ci piacciono. E cominciamo a introdurci no, in quest'isola no, perché questa è quella che abbiamo già fatto. Queste sono le isolette che dobbiamo conquistare. Queste sono tutte quelle che abbiamo già fatto. E questi sono i personaggi generali che abbiamo a disposizione. Come vedete, questi sono affaticati. Sono affaticati, mentre questi no. Sono quelli che abbiamo utilizzato in questa battaglia, perché questa è quella appena conclusa. Questo è il turno. Il turno successivo coprirà queste isole, quindi non mi permetterà più di tornare in queste isole. Quindi vuol dire che se io adesso vado qua, se io adesso vado qua, il successivo turno questo verrà coperto, nel turno 21 verrà coperto qua e quindi qui non ci potrò andare. Ad esempio qui già sono già sicuro di non poterci andare perché peccato perché questo è un generale che avrei potuto andare a recuperare, quindi perché prima devo fare questa e poi questa. Qui mi permette di entrarci, qui no, perché adesso siamo qua, stiamo avanzando verso destra, verso l'ignoto, verso... Questa non è una costa, ma sono in una grafica molto minimalista, però devo dire molto molto bella. E sono nuvole che coprono il percorso. E, come dicevo, ogni personaggio ha un'abilità e degli oggetti da equipaggiare. In questo caso, questo qui abbiamo una bella anfora. Questa squadra può essere schierata 2 volte per turno, della ragione per cui non è mai affaticata nel turno di gioco. E questa è una squadra di picchieri, al momento di classe Elite, cioè la massima ad esempio nel gioco. Questa qui è una squadra di mischia e questa è una squadra di arcieri. Al momento anche questi Elite. Ah no, ho sbagliato. Questi non sono, sono veterani, esatto, questi sono veterani e sono upgradabili a elite. Che potremmo anche, visto che abbiamo 26, potremmo anche farli elite. Oppure prendergli un'abilità. Vediamo questa abilità. Fai caricare le tue picche in linea retta. Non è male, forse compriamolo come miglioramento. Gittata illimitata. Ah, perché la carica. Questa è l'abbiamo comprata. Questa qui è l'abilità nuova di livello 2. Questa è l'abilità di livello 2. Abilità di livello 3, potenza aumentata. No, ma ci va bene così. Vediamo se possiamo dare anche delle altre abilità a Felix. Andiamo alla Turi, che anche questa è di picchieri. Perché sono quelli che possiamo utilizzare adesso, al momento, per andare qui. Vediamo se c'è un solo tipo di unità che ci attaccherà, che è questa. Vediamo se ce la caviamo. E dovrebbero essere gli Jotun. Questi sono i personaggi che possiamo schierare. Questa è l'isola che dovremo difendere. Ogni casina ci darà un quantitativo variabile, anzi fisso, di monete. Una moneta per quelle piccoline e due monete per... no, 3 monete per questa qua grande. No, forse due. Due, due. È quella piccola. È quella media questa.
Quindi 1, 2, 3, 4 monete. Vediamo. Schierando. Cliccando qui ci possiamo muovere. Cliccando su un'unità o selezionando 1, 1 o 2. 1 o 2. 1 ci mettiamo qua e 2 ci mettiamo qua. Scendiamo un attimo. Vediamo da dove possono arrivare. Eccole là, ce n'è uno. Qua. Ah, ci avevo proprio preso. Cliccando va in leggera pausa. Vedete che continua a muoversi. I picchieri sono da difesa. Infatti non ho truppe d'attacco in questa squadra. Quindi vediamo se andrà bene. Che però, se sono stazionarie, fanno il loro dovere. Qua cominciamo bene. Meglio non mettersi troppo vicine e soprattutto i picchieri sono truppe da difesa, quindi in movimento non vanno bene. Però potremmo vedere di utilizzare un'abilità di carica. Vai. Bene. Ok, andiamo di là. Muovetevi, grazie. Vediamo di usare loro come abilità. Carica, non si può. Ah, sta caricando. Ah, non si può ancora perché nessuno è invisibile. Ah, no, 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 purtroppo non si può caricare in qua. Deve essere lì in retta. Purtroppo abbiamo perso qualche unità. Se volessimo mai barricarci, vediamo un po' se riusciamo a fare sfacelo. Buono. Ondata finale in arrivo. Ecco, adesso è il caso magari di evitare, potremmo evitare di perdere queste due casine qua. Però due monetine fanno comodo. Quindi vediamo di spostarci. Dov'è? Ah, sempre qua. Questi sono grandi. Allora, mentre uno piacere che questa. Allora facciamo così. Ci mettiamo qua. Ok, li aspettiamo. Allora, loro andranno probabilmente prima a distruggere questa, ma non ce ne frega, perché noi abbiamo bisogno di tempo. Ecco, perfetto. Questa la mettiamo qua. Così mentre questi vanno. Ok, niente. Allora, qui ci fanno fuori. Bravo, bravo, vieni pure qua. Ok, questa l'abbiamo portata a casa. Erano 3 monete, 4. È stato sufficiente con due belle unità. Qui purtroppo non ci possiamo andare perché non abbiamo nessuna unità proprio pronta per il turno. Quindi dobbiamo andare prossimo turno. E le abbiamo tutte. Adesso dobbiamo decidere se andare qui o qui. Questa ha sicuramente è più ostile e tra l'altro presenta un tipo di truppa con
contro la quale dovremo combattere sconosciuta. E invece questa ce l'ha già, però ha un oggetto. Sai cosa potremmo fare? Potremmo andare qui. Andare qui. Sì, andiamo qui, dai. Perché queste sono le casine che ci daranno punti alla fine, che dovremo proteggere. Qui c'è una parte rialzata. Questa qui si vede, dovrebbe essere una parte non accessibile. E quindi questa è la parte tutta di spiaggia bassa, insomma. Andiamo qui. Ah, le isole sono. La rappresentazione grafica dell'isola è aderente, a quello che succede veramente. Ed è qua. Ah, ecco, questa è una spiaggetta e questa è una parte d'ingresso. Subito direttamente alla parte. Le isole sono generate proceduralmente e sono molto molto belline. Allora, abbiamo dei picchieri, due arcieri e una damischia. Vediamo se sostituire gli arcieri con due picchieri. Ma sì, dai. Teniamo un arciere che è Putnam e prendiamo due picchieri. Al massimo di personaggi schierabili sono 4. Allora, vediamo tanto da dove. Ah, ok, si comincia. Gli arcieri sono qua sopra. Vediamo se già. No. Eccoli qua. Ok. Diciamo che questo forse si comincia facile. Arca no, 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 no. Allora, questi sono una truppa speciale. Si chiamano Berserk, non lo so. Fatto sta che saltano. Quindi, meglio mettersi qua. Vediamo se saltano in alto. Ok, diciamo che gli arcieri hanno già fatto il loro dovere. Non si sono neanche avvicinati. Ok, qui gli arcieri dovrebbero essere inefficaci perché questi hanno. Ecco, sarà il caso di andare a controllare da questa parte. Lì sopraelevati. Veloci, veloci, veloci. Eccoli qua. E questi ci vanno da dietro. Ok, questi sono quelli versatili da mischia e questi sono quelli da difesa. Ecco, allora qui. Se riusciamo a bloccarli sul nascere. Jotun. Ok. Chi arriva? I simpaticoni. Proviamo a. I simpaticoni che saltano. Proviamo a vedere se riusciamo ad attirarli dove vogliamo. Allora, voi andate subito a rifornirvi, che siete veramente pochi. Ci hanno massacrati. Allora, questi. Ok. Questi dovremmo riuscire a gestirli. Da solo?
va bene. Bravissimi. Muoviti, grazie. Gli arcieri, benissimo. Ecco, gli arcieri è un'unità che è tanto bella da avere, ma non da combatterci. Quindi aspettiamo che salgano. Mettiamo qua. Allora, qui stiamo facendo una stupidaggine. I picchieri. Ok, tu vai lì. E voi arcierini andate qua. Su, dai, questo fallo fuori così. Perfetto, per fortuna non abbiamo perso nessun. E questi chi erano? Ah, l'elite arciere. Quelli che saltano erano. Sono quelli che saltano, sì. Isola di ferro. Quindi, allora. Di qua potrebbe esserci qualcuno per darci una mano, una nuova unità. E qui invece c'è sicuramente un oggetto. Se ci andiamo adesso, possiamo riuscire anche nel turno dopo a fare. Proviamo qua, andiamo da Mildred. Andiamo con Neale e Mildred qua. Vediamo se ci asfaltano o no. Solo con questi due, ma. Dovrebbe essere abbastanza roccaforte. Qui si può scendere, qui si può salire, anche qui purtroppo si può scendere, purtroppo è attaccabile da molti lati. Ok, questi sono degli arcieri maledetti. Ma io non è che ci faccia molto purtroppo con gli arcieri. Mi devo nascondere. Vieni. Sì, brucia, brucia, dai. Però devo fare in fretta. Decisamente. Allora, rifornisci qua. Questi li becchiamo così. Fagli venire tutti su. Via. No, questi, andate via. Prova a rifornirti tu. Se riusciamo a tenere a bada sti qua. È una posizione elevata, dovrebbe essere sufficiente. Tic 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 tic, dai su. Ok, tu sei redivivo e quindi ci mettiamo qua. No, non dovete spostarvi.
Andata grassa. Con solo due unità. Era facile da... Ah, bomba! Bellissimo come oggettino. Vediamo chi darlo. Neale ha già un suo bello oggettino. Felix ha le mine. Putnam, Mildred e Turi. Mildred ha... è l'arciere e quindi gli diamo equipaggia una bombazza, potente esplosivo che può essere lanciato da questo comandante. Bellissimo. Il Santo Graal utilizza questo oggetto per riportare in vita un comandante caduto. Lo useremo, vediamo se ci servirà. 15, vediamo cosa possiamo migliorare. 14, la mina di livello 3, fornisce un utilizzo aggiuntivo per isola e crea un'esplosione più potente. E non sarebbe male, carina. Però volevo provare questa, pioggia di frecce. Pioggia di frecce è una bella abilità, secondo me. E la diamo anche a Mildred, dai, 7-7. Ah, qui c'è la... quanti personaggi hanno ucciso. Subito 29 morti, però tutti questi. Vediamo un reale. Ha fatto di brutto. Ha tenuti alla bada un bel po'. 40, 38, 29, 15. Dove andiamo? Qua, decisamente qui. Andiamo a vedere se di recuperare un nuovo. Ah, prima dobbiamo cambiare turno. E andiamo da a Sunday. Bellissime, veramente, sono veramente belle. Comandante locale, ah giusto, quindi è un comandante picchiere, dobbiamo usarlo per forza e quindi dobbiamo lasciare a casa qualcuno dei nostri. Questo è quello che ci propone l'avanzamento, direi sì, va bene, possiamo... Putnam è l'elite. Benissimo. Allora, andiamo a mettere... Putnam in altissimo. Stare qui in basso non mi conviene per niente. Arrivano da là, bene. No, questi forse riusciamo a farli fuori così. Abbiamo fatto la cazzata. Andiamo subito a rifornirci, va. Questi salgono da qua e ci andiamo contro. Saltano, spostiamoci. Allora, facciamo che qui cominciamo a mettere delle mine. Quanto ci rimangono secchi? Uno, va, più che sufficiente. Ah, sprecato, vabbè. Qui mettiamo più vicino. Allora, vediamo qua abbiamo la carica. Altre mine. Andiamo a metterle qua, dai. Vediamo se facciamo in tempo.
via. Ah, non l'ho fatto in tempo. Che saltatori folli. No! No! Mi ha ucciso, porca miseria. L'unico generale che devo salvare. Peccato. Però vediamo se magari possiamo portarlo in vita. Morti. No, non me lo fa neanche vedere. Quindi come faccio a tirarlo su con questo? Forse glielo devo dare. Ma così lo spreco. Vabbè. Va bene, direi che è tutto per questo primo sguardo. Alla prossima. Ciao a tutti.